Il momento di Artistici Ghiaccio Fiemme. Fadini, Alessandro Fadini, lui viene dalla pattina a Cavalese per l'Artistico Ghiaccio Fiemme, quarto agli scorsi campionati italiani di Trento, classe 1998, 19° al recente Golden Spin di Zagabria con un punteggio di 179,62. 61,16 il suo score di base. Qui dove il mare luccica e tira forte il e triplo axel con piccolo errore all'uscita davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai. Secondo triplo axel con uno step out e un toe loop in combinazione. Triplo Salkov in combinazione solo con un Salkov semplice. Un po' di fatica all'arrivo. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma non ci penso. Solo semplice il flip. E va a concludere la prova Alessandro Fadini, prova molto emotiva la sua, ricordiamo, 61,16 lo score Alessandro del primo Fadini. Round. 5 punti separano Fadini dalla torre, che sarà il prossimo a scendere sul ghiaccio. Al momento abbiamo visto soltanto Berto Vanz, che chiaramente guida, perché è l'unico che è sceso sino a questo momento con 139
e 56 il sorriso da parte di questo ragazzo che pattina per l'artistico Ghiaccio Fiemme. Lui lotta per il podio in attesa chiaramente di vedere la prestazione di Mattia Dalla Torre. Intanto rivediamo alcuni dei momenti più importanti della prova libera di Alessandro Fadini. Francesca? Sì, una prova abbastanza pulita, un buon due triple axel, fortunatamente il secondo in combinazione. Vediamo un grande pattinaggio da parte di questo atleta, classe 1998, molto sicuro, un pattinaggio scivolato, sicuramente prenderà dei buoni components, è sempre stato un suo punto di forza il secondo punteggio. Abbiamo visto anche una bellissima sequenza di passi, molto originale, con dei movimenti molto, molto fluidi. Anche sicuro e tranquillo qua, seduto sul divanetto, sulla poltrona del Kiss and Cry, va a rivivere e a commentare quanto è stato fatto da lui fino a questo momento nella sua prestazione. Il programma libero partito con la versione di Caruso. Dalla Torre, Grassel, Rizzo, gli ultimi tre. Una sfida, come detto prima, soprattutto per Rizzo e Grassel, una sfida apertissima. Rizzo ha vinto a Milano due edizioni fa. Grassel l'anno scorso a Trento. L'anno scorso, davanti a Rizzo. Sì. Sono loro due i migliori che il panorama italiano offre. Sì, sono atleti importanti anche a livello internazionale, parecchio giovani entrambi. Sì, Matteo ricordiamo essere classe 1998 e Daniel 2002, giovanissimo. Parliamo naturalmente anche di proiezione. Si abbassa la musica, vediamo un po' se abbiamo, eccola qua la valutazione. Punteggio per Alessandro Fadini. L'atleta ha ottenuto un punteggio di segmento di 104.78 165.94 il punteggio complessivo. Chiaramente va al comando, davanti avanza adesso Mattia Dalla Torre, la nostra